L'Eurofestival è entrato nel vivo per il pubblico italiano martedì con la prima semifinale che ha visto impegnato anche il portacolori italiano Francesco Gabbani, anche se solo in un'anteprima del suo show, perché i cinque grandi sono già in finale, così come l'Ucraina, paese che quest'anno ospita la kermesse. E se la cantante tedesca Levina è uscita da una preselezione con oltre 2000 candidati, in Italia un grande concorso c'è già, senza contare i vari talent, e quindi logica vuole che all'Eurofestival vada il vincitore di Sanremo, cioè Gabbani, quest'anno, benché il suo successo sembri inspiegabile a molti musicofili. Si dovranno rassegnare perché è dato tra i favoriti e di certo non si eclisserà presto, visto che nel frattempo il suo nuovo singolo Tra le granite e le granate è già diventato una hit. A Kiev entrerà in concorso per la finale del 13. E se non lo vediamo in queste immagini è perché si sarà pure esibito martedì insieme alle cantanti tedesca e francese al Ma, di cui stiamo vedendo uno spezzone. E poi Manuel Navarro, Lucy Jones e la band O Torvald, rispettivamente per Spagna, Regno Unito e Ucraina, tutti come detto già in finale. Ma nel frattempo stasera c'è la seconda semifinale con il bulgaro Christian Kostov, 17 anni appena, il più giovane, canta Beautiful Mess. Lo vediamo nelle prove di queste ore. Impronunciabile invece il titolo del brano presentato dalla band bielorussa. Il gruppo si chiama Navi. Per il brano evitiamo ogni rischio e diciamo solo che tradotto significa storia della mia vita, sperando che non raccontino quella di ogni componente. Chi in Italia non volesse tifare Gabbani comunque può sempre sperare che stasera ce la faccia la sammarinese Valentina Monetta. La prima semifinale è stata la più seguita di sempre in Italia, con ben 500.000 di telespettatori, conseguenza di un muro culturale di un paese un po' viziato dal punto di vista dei concorsi canori, ma anche del prolungato boicottaggio della RAI che si è concluso solo nel 2013.